Carlo Pelegatti, Milano, 11 aprile 1950. È un giornalista, telecronista sportivo e youtuber italiano. Grande tifoso del Milan, Pelegatti è noto al pubblico per le sue telecronache ed interviste appassionanti e poco imparziali, in cui chiama i calciatori del Milan attraverso numerosi e fantasiosi soprannomi. Laureato in scienze politiche, è stato radiocronista delle partite del Milan, facendo il suo esordio nella stagione 1983-1984. Dopo una lunga carriera in qui studio a voi stadio, alla fine degli anni 80, passa a Mediaset come inviato di Studio Sport, ruolo che ricopre tuttora. Dal 7 luglio 1994 è un giornalista professionista, iscritto all'Ordine Professionale della Lombardia. Nei primi anni 2000 è stato telecronista delle partite di campionato del Milan sul secondo canale audio di Milan Channel, allora incluso nella piattaforma di più. Mentre nel 2007 svolge lo stesso ruolo, ma sul secondo canale audio di Mediaset Premium. Svolge anche il ruolo di opinionista fisso per Milan Channel sin dai primi anni della nascita del canale telematico. Grande appassionato di ippica, scrive spesso sulla Gazzetta dello Sport, facendo pronostici sulle corse di trotto, galoppo in programma all'ippodromo di San Siro a Milano. Al termine della partita Milan-Juventus del girone di ritorno del campionato 2011-2012 si è lasciato andare a commenti polemici e offensivi nei confronti dell'allenatore della Juventus, Antonio Conte, nella convinzione di non essere in onda. Nei giorni successivi si è scusato con riserva sia con la Juventus che con Conte, da cui è stato comunque denunciato. Attualmente lavora per Mediaset, è stato collaboratore della rivista Forza Milan e nell'estate 2011 è diventato editorialista di milannews.it. Inoltre opinionista a Odeon TV alla trasmissione Campionato dei Campioni. Il 22 agosto 2018 annuncia che, dopo 35 anni, non terrà più telecronache, l'ultima delle quali è stata quella per Milan-Fiorentina del precedente 20 maggio. Il 1 settembre 2018 smentisce l'annuncio fatto una settimana prima e riprende le telecronache per conto di Top Calcio 24, canale 152 del digitale terrestre. Dal 2 settembre 2018 è ospite in zona tifoseria su Pressing per canale 5. Con la chiusura di Pressing passa a Sky Sport. Mamma mia, sono riuscito a leggerla tutta! Avete visto? Siamo tornati qui, su Luca Toselli Show. Non ve l'aspettavate, eh? E wow, Carletto ha avuto una carriera di tutto rispetto. Tra l'altro ancora in formissima, prossimo ai 69 anni e con ancora tanta voglia di parlare di calcio. Lasciando stare gli episodi anti-Juve, da tifoso posso dire che ci stanno, vi dico che sono veramente molto affezionato a Carlo Pelegatti. Io stimo e rispetto un sacco il suo lavoro. Chi mi segue da tanto tempo lo sa benissimo, l'obiettivo della mia vita è riuscire un giorno a vivere parlando di pallone. Non ci riuscirò mai. È il mio sogno, la mia preghiera lanciata al vento di YouTube. Qualche problemino post abbandono di FIFA, il Luca Toselli Show che rimette tutto in carreggiata e la resurrezione del canale grazie a diversi format come quelli che vi sto portando ultimamente. In realtà ho solamente dato un taglio diverso agli argomenti che trattavo nel Luca Toselli Show e ve li ho buttati all'interno di contenuti che sono esposti con una comunicazione differente. Più diretta, oserei dire. Condivisioni ovunque, non solo su YouTube, per raggiungere un po' tante persone nascoste anche sui vari social network, arrivare in tutte le case degli italiani. E sta funzionando a quanto pare. Eppure quando bisogna fare un discorso più lungo, dettagliato, voglio parlare di più, ecco qua che ritorna il LTS. Anche perché mettermi sempre in giacca e cravatta, ve lo giuro, una rottura di palle atroce, e quindi oggi ho scelto solamente una camicia molto molto chic. Torniamo però su Pelegatti e andiamo a vedere quello che sta facendo al giorno d'oggi. Anzi, leggiamo completamente la prima riga della sua biografia su Wikipedia, dove ho un pochino strozzato la voce all'inizio. Carlo Pelegatti, Milano, 11 aprile 1950, è un giornalista, telecronista sportivo e youtuber italiano. Come? 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 Youtuber? Seriamente youtuber? Ok. Probabilmente al giorno d'oggi lo sapete un po' tutti, no? Ok, lo so anch'io. Ma ricordo bene che la prima volta che lessi una cosa del genere ci rimasi malissimo. Praticamente 60-70 mila iscritti, un canale che fa più visualizzazioni del mio e collaborazioni con altri youtuber influenti come Seawolf. Quindi ciao Simone, grande. Carlo caro, firmo adesso con il sangue che scorre nelle mie vene per arrivare come te alla tua età. Veramente. Se poi ti metti anche a fare le miniature con le IG Stories diventi davvero il mio idolo. Perché questo discorso? Dove voglio arrivare oggi con tutte queste cose contorte? Ormai lo sapete, no? Lo show parte da una parte, fa un giro strano e incomprensibile e poi unisce tutto in maniera molto armonica, armoniosa. Ricordate il mio sogno lavorativo? Quello inerente al calcio? Bene, perché fino a un paio di mesetti fa questo poteva finalmente e decisamente realizzarsi. Ho rischiato di diventare il nuovo gestore del canale YouTube italiano di OneFootball, società che tra l'altro conoscete sicuramente tutti. Giuro, avrei fatto carte false
per un'opportunità del genere. Avrei sicuramente dovuto fare dei conti, perché sicuramente anche a carattere economico bisogna pensarci bene. Io ho un finanziamento aperto su una macchina che ho comprato l'anno scorso, non ho problemi a dirlo, dato che sono fiero di pagarmi una macchina con il mio lavoro. Avrei dovuto trasferirmi, dato che il lavoro sarebbe stato a Berlino, avrei dovuto pensare anche alle mie relazioni affettive. Sicuramente ci sarebbero state tante, tantissime cose a cui pensare, però cavolo, un'opportunità del genere, cavolo, come fai a dirle di no? Sarebbe stato decisamente fighissimo. Avrei dovuto gestire il canale italiano creando contenuti inerenti alla Serie A giorno dopo giorno, per mestiere, come lavoro. L'opportunità più bella che mi possa venire in mente è quello che ormai cerco da anni. Ho fatto un colloquio di lavoro su Skype, è andato bene, sono piaciuto. Ho creato un video prova, ve lo metto qua, dato che ci ho speso tanto tanto tempo per farlo, per mettermi alla prova, far vedere le mie capacità. È piaciuto pure quello, ma hanno voluto scavare purtroppo un altro po'. Mi hanno detto che sono troppo juventino, perché sul mio canale, sul mio Instagram, sul mio Facebook parlo troppo della Juve. Ne sono consapevole, purtroppo, ma è uno, la mia squadra del cuore. Due, quello che mi fa fare anche più visualizzazioni, perché la gente sa che essendo io juventino la vivo in prima persona e quindi magari è più interessata a vedere qualcosa che provo direttamente sulla mia pelle. L'ho già detto anche in un video poco tempo fa. Mi dispiace, ma quando porto qualcosa al di fuori della Juve sembra quasi che non attragga così tanto il pubblico come la Juve. E lasciatemelo dire, forse anche la cosa nella quale sono più ferrato e quindi ho anche più possibilità, più sicurezza in quello che vado a dire, perché guardo ogni singola partita, mi informo su ogni minimo dettaglio. Mi è stato richiesto di scrivere un articolo completamente in italiano come prova finale. I 10 migliori giovani del prossimo turno di Champions League. Vi dice qualcosa? Ebbene sì, è proprio il video che vi ho portato qualche settimana fa qui sul canale. Ho deciso di girarlo e caricarlo perché ormai avevo digitato, ricercato tutto. Il succo c'era, secondo me era veramente qualcosa di buono, quindi ve l'ho portato. E secondo me, veramente, mettendo una mano sul cuore, è venuto fuori anche qualcosa di fatto bene. Eppure il video non è andato bene come mi immaginavo. Succede, opzioni, gusti, preferenze, tutto è soggettivo, meno male o purtroppo, non lo so. A OneFootball purtroppo l'articolo non è piaciuto. Volevano che parlassi di Zaniolo e di altri giovani che nella mia selezione sono stati scartati. Nessun problema, sono cose che succedono, non sono sicuramente arrabbiato. Ne sono un po' rattristato. Però qualcosa dentro di me si è mosso e mi ha iniziato a far ragionare in una maniera differente da quella solita che ho sempre utilizzato, parlando di YouTube, pensando a YouTube. I primi contatti in assoluto sono stati a novembre, proprio il periodo in cui avevo un po' ripreso in mano tutto il giro dopo l'addio a FIFA, no? In realtà la scintilla era scattata quest'estate, quando proprio OneFootball mi chiese di fare un video che sarebbe stato caricato, ed è stato effettivamente caricato, sul loro appunto canale italiano, dato che l'hanno aperto quest'estate e hanno cercato qualche influencer per provare a lanciare il canale. E secondo me è andato molto molto bene, perché vado a memoria, ma in questo momento dovrebbe essere il secondo video più visto all'interno del canale italiano di OneFootball, dopo quello inerente a Seawolf e a Gabboman. Ho ritrovato in quel momento, quest'estate, tutto quello che FIFA mi aveva tolto su YouTube, no? Quella voglia di parlare davanti alla telecamera, quella voglia di creare un contenuto, di pensarlo e di realizzarlo, e soprattutto quel brivido che mi crea cercare di creare un video con una mia idea, caricarlo e vedere la reazione del pubblico. Questo è veramente un qualcosa che tuttora mi fa impazzire dopo quasi 5 anni di YouTube. 4 anni di YouTube, ho perso il conto, 2014, sì, 5. Tutte quelle emozioni, stroncate dal rifiuto dei tedeschi di OneFootball nei miei confronti, mi hanno mosso qualcosa dentro. Non è per tirarmela, ma sono davvero convinto e consapevole di avere ottime capacità di gestione di un canale YouTube a tema calcistico italiano inerente alla Serie A. E allora la domanda che mi sono fatto è stata: perché? Perché non sono stato scelto? Perché mi hanno scartato? Ho preso il PC, l'ho aperto, sono andato su YouTube, mi sono catapultato sul mio canale, l'ho guardato e ho detto no, così non va. OneFootball probabilmente non è stata catturata completamente da me per via del mio biglietto da visita, cioè il mio canale YouTube. Mi sono messo a studiare, ragazzi, mi sono laureato nel 2016, dopo 3 anni mi sono rimesso sui libri in maniera digitale. Come arrivare a determinati utenti, come caricare un video, come porsi davanti al pubblico, come raggiungerlo, come far trovare le persone quello che cercano. Ho un attimo studiato la SEO, per chissà di cosa sto parlando. Ma soprattutto ho cercato di capire come coinvolgere il pubblico. E sul mio profilo Instagram ho indetto un contest che è andato benissimo e questo mi ha veramente riempito di orgoglio.
Mi sono iscritto a un corso di marketing digitale offerto da Google, l'ho messo su qualche mio profilo, no? In cui postavo l'attestato che ho ricevuto al termine del corso, al termine dell'esame, che ho superato, è andato bene. Mi ha insegnato tanto a livello di presenza digitale, di presenza sul web, no? Da lì ho preso anche l'idea dell'email marketing, qui sotto in descrizione trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter. Insomma, mi sono rimboccato le maniche e mi ci sono messo d'impegno. Il mio sogno è questo? Bene, allora diamoci da fare. Se rimango qui, seduto, a dirlo e a pensarlo, sì, voglio fare questo, ma poi non faccio niente per arrivarci, beh, allora rimarrà sempre tutto così. Devo mettermi d'impegno e se voglio arrivare a diventare un punto di riferimento per il calcio in Italia, come lo è Seacolf, come lo è Gabboman, come lo è Daniele Brogna, devo fare determinate cose. Loro sono sulla cresta dell'onda perché hanno parlato poco e hanno agito tanto e io anch'io devo fare questo. Perché diciamoci la verità, ho fatto esattamente il contrario. Certo, non sto dicendo che devo copiargli il format o il modo di gestire un canale, perché quello deve essere puramente personale. Comunque la mia quotidianità non mi impone di riuscire a fare quello che fanno loro, che lo fanno per mestiere, probabilmente. La comunicazione digitale nel 2019 è fatta di video, non di parole, non di scritte. Mi ero buttato sul blog a inizio anno, l'idea è sbagliata, il pubblico è pigro, non ha voglia di leggere. Vuole ascoltare quello che le persone hanno da dire. Mi sono rimesso in gioco e nel mio piccolo, piccolissimo, in questo momento, devo dirlo, sono molto soddisfatto di quello che sta venendo fuori. E allora ho ripensato a Pellegatti, no? E mi sono chiesto come mai questo dalla televisione si è buttato sulla rete? Perché il futuro è tutto qui, su queste piattaforme. YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, i nuovi VIP nascono anche e soprattutto da qui. Con YouTube rischio, sì, di realizzare il mio sogno, ma c'è da faticare tanto. In realtà ogni tanto mi capita anche di dire, ma chi me lo sta facendo fare? In realtà ultimamente sono riuscito a cambiare buona parte della mia vita, schedulando le attività che ho da fare e gestendo un calendario con le attività, riuscendo ad organizzare il mio tempo libero, cosa che mi è sempre mancata. Sto riuscendo a gestire bene il tutto dopo questi primi mesi di 2019, ma la cosa più difficile sarà continuare, dare continuità, perché è un po' come dice Allegri, no? Vincere è difficile, ma continuare a vincere è terribilmente complicato. Lavoro 40 ore a settimana in un ufficio che dista quasi 40 km da casa mia, quindi capite benissimo che le mie giornate sono 12 ore fuori casa. Torno a dire, non è facile. E sarebbe stato anche complicato separarmi da questo lavoro che sto facendo ormai da 2 anni, sono arrivato in punta di piedi in un ambito nel quale ero completamente ignorante e piano piano mi sta dando soddisfazioni perché sto imparando cose che 2 anni fa neanche sapevo che esistessero. Io purtroppo sono curioso, adoro apprendere, mi piace sapere e forse è anche questo il motivo per il quale non ho mai mollato completamente YouTube. Per questo continuo e a volte anche noioso per quanto mi riguarda cercare sempre di migliorarmi. A volte non sono contento del mio carattere perché sarebbe molto più facile fregarsene di tutto. Il mio sogno è parlare di calcio, no? E mi piacerebbe arrivare a farlo addirittura in televisione. Poi però guardo chi la storia della televisione da 30, 40 anni a questa parte l'ha fatta effettivamente e che ci ha dato un taglio netto per continuare a fare quello che ama, quello che gli piace, si è spostato sul web, esattamente il posto dove io ho iniziato tutto. Avete capito quanta forza hanno i social network? Per quanto mi riguarda, è iniziato un po' tutto per gioco durante il mondiale del 2014 e dopo quasi 5 anni sono diventati forse l'argomento che mi affascina di più nella mia esistenza e mi piacerebbe costruirci una carriera sopra, perché è molto più facile sicuramente lavorare con i social network che lavorare con il calcio, perché come arrivo a lavorare con il calcio, detto sinceramente fuori dai denti. Eppure da questa cosa ho imparato che non è mai troppo tardi per reinventarsi e rimetterci in gioco nuovamente, un po' come ha fatto il caro Carlo Pellegatti. E allora mi sento di dire una cosa dal profondo del cuore, buona carriera youtubica, ne avrai bisogno. E tra l'altro, te lo dico sinceramente, aspetto un tuo commento qui sotto a questo video, quindi fateglielo arrivare. Questa nuova puntata del Luca Toselli Show finisce qua, grazie per l'attenzione.